tutti voi, edizione di mezzogiorno di TG 2000. Cominciamo subito con i nostri titoli. Blitz antiterrorismo simultaneo in tutta Europa, arresti anche in Italia. Merano, la città di reclutamento dei jihadisti. Convegno nazionale ecclesiale di Firenze, sentiremo le proposte concrete che stanno emergendo per una chiesa in uscita. Sempre meno matrimoni in Italia, raddoppiano le coppie di fatto, la vita media di un matrimonio, 16 anni. E dunque, in apertura, l'operazione contro il terrorismo di matrice islamica che ha coinvolto le forze dell'ordine di tutta Europa. I particolari però li chiediamo in diretta ad Augusto Cantelmi. Ben trovato Augusto, dove ti trovi? Sì, sì, eccoci, buongiorno, buongiorno, mi trovo proprio qui davanti alla Direzione Nazionale dell'Antimafia e soprattutto dell'Antiterrorismo, perché si è conclusa nella notte anche questa mattina questo blitz antiterroristico molto importante che ha riguardato, diciamo, tutta l'Europa e l'Italia in particolare. Progettavano attentati terroristici nel vecchio continente, volevano costituire diciamo uno Stato islamico in Kurdistan legato a quello ovviamente dell'ISIS. Questi gli obiettivi dei terroristi. Poi l'azione dell'antiterrorismo li ha fermati. Ma andiamo a sentire i particolari dell'operazione proprio nelle parole del comandante dei ROS che in qualche modo ha guidato l'azione. Sentiamo. L'operazione, forse la più importante degli ultimi 20 anni, è stata svolta su iniziativa del ROS e che ha portato all'arresto di 17 curdo iracheni, in verità di anche un kosovaro, quindi 16 più 1, che progettavano la costituzione di uno Stato islamico nel Kurdistan iracheno ed erano alleati con al-Baghdadi, quindi con il califfato. Questo prevedeva tutto un processo di radicalizzazione, di arruolamento e di diciamo così, reclutamento e quindi di invio nella zona di operazione, quindi ci risultano almeno 5 curdo iracheni partiti per la Siria, 2 dei quali sono morti, e poi tutto questo sfruttando il web. L'operazione si chiama J-Web, Jihad nel web. Ma lei sventisce l'attentato, sì, possibilità, sì, in Italia, sì, perché questa... Noi lavoriamo con le altre forze di polizia in maniera da assicurare la massima prevenzione. L'80% va sulla prevenzione, il 20% va sulla repressione. Noi svolgiamo attività di contrasto, ma monitoriamo tutto quello che si verifica sul territorio a fine di limitare tutte le possibilità di un coinvolgimento del nostro Paese anche con riferimento agli appuntamenti che voi tutti sapete coinvolgono il nostro Paese. Eh sì, abbiamo sentito proprio dalle parole del comandante dei ROS che non erano progettati attentati in Italia, di questo ne siamo certi, l'ha detto anche il procuratore nazionale dell'antiterrorismo. Però c'era una cellula che operava in Italia, soprattutto nel nord Italia, nel Trentino Alto Adige, soprattutto nella provincia di Bolzano, in particolare nella città di Merano, dove sono state arrestate 4 persone, altre 3 nella provincia, nei pressi di Bolzano invece, diciamo quella era l'area dove operavano queste persone, tutti curdi iracheni che facevano lavori diciamo molto modesti, soprattutto ambulanti, e sono stati arrestati nella notte, l'ultimo questa mattina, nessuno ha opposto resistenza. A comandare questo gruppo pericoloso all'interno del terrorismo internazionale era questo mullah Krekar, che vive in Norvegia, è stato arrestato, e progettavano attentati soprattutto nel nord Europa, in Norvegia in particolare. Ma su questa importantissima operazione dell'antiterrorismo, ricordiamo alla vigilia dell'inizio del giubileo, è intervenuto anche il ministro dell'Interno Alfano, e con questo è tutto, la linea poi allo studio. Ho avuto già modo di complimentarmi con il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e di dire quanto noi stiamo allerta sul tema del terrorismo internazionale e quanto noi consideriamo insidiosa la minaccia dello Stato Islamico e del Califfo, e quanto noi consideriamo importante tutto il lavoro che si sta facendo. Noi siamo orgogliosi di come abbia funzionato fin qui l'attività di prevenzione e di intelligence, e il risultato di oggi è una ulteriore prova di quanto abbia funzionato il sistema Italia fino ad oggi.
Un'altra maxi operazione dei carabinieri a Cosenza, legata questa volta al traffico di stupefacenti. Tra gli arrestati anche Marco Perna, figlio di Franco, capo dell'omonimo gruppo criminale della città, attualmente in carcere in regime 41 bis. Per imporre il loro potere sul territorio, gli uomini del clan utilizzavano armi e le indagini sono durate circa un anno. Sono state sequestrate due revolver di grosso calibro e 110 kg tra hashish e marijuana. A Palermo, invece, la polizia ha smantellato un'importante cosca cittadina, quella del quartiere Guadagna. In manette sono finiti capi ed esponenti di spicco, contestati reati di associazione mafiosa, estorsione e rapina. Tra gli arrestati anche Salvatore Profeta, coinvolto nell'inchiesta sulla strage costata la vita a Paolo Borsellino. E adesso proseguiamo il nostro racconto della settimana di Firenze, dove è in corso, lo sappiamo, il quinto convegno nazionale della Chiesa italiana. In diretta per noi c'è Paolo Fucili, ben trovato Paolo. Buongiorno a te Barbara, buongiorno ai nostri telespettatori. Seconda giornata di lavori del convegno ecclesiale di Firenze che si svolgono interamente in questa sede della Fortezza da Basso, da dove vi parliamo. Giornata questa aperta da una preghiera ecumenica presieduta da Monsignor Galantino, segretario della CEI. Abbiamo anche immagini che prego di mandare in onda. E poi un intervento dell'arciprete ortodosso di Firenze Blatinski per dire che se non ci abbassiamo non possiamo vedere il volto del Signore. Poi la pastora valdese Tomassone che ha detto Dio ci parla attraverso i più schiacciati. Torna dunque il tema della Chiesa, dei cristiani che devono mettersi in ascolto degli ultimi, della società, gli ultimi del mondo per poter cogliere il volto di Dio. E poi successivamente c'è stato un intervento del presidente Ucoiu, imam di Firenze, Izzeddin Eldir, per dire che il dialogo tra religioni è possibile se si aiuta l'altro ad essere ciò che è. E il rabbino poi di Firenze, Joseph Levi, per dire, ha parlato di umanesimo biblico dicendo che il mondo non è un frutto del caso, Dio ama e cerca l'uomo. Questa è la fede che ebrei e cristiani devono mettere insieme, devono annunciare insieme al mondo. E poi gruppi di lavoro. Stamane ultima sessione dedicata appunto a questi gruppi più ristretti. Allora, ci sono 20 gruppi, 4 per ognuna delle vie in cui è strutturato il convegno di Firenze, le vie attraverso le quali deve camminare l'umanesimo cristiano, uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Ogni gruppo si compone di circa 100 persone, al suo interno i lavori si svolgono anche in sottogruppi di circa 10 persone. Noi abbiamo insieme ospite gradito un sacerdote della diocesi di Fabriano Matelica, Don Marco Strona. Ci vogliamo anzitutto fare spiegare brevemente il clima che si respira in questi gruppi e che è la circostanza in cui ogni singolo delegato può prendere liberamente la parola. Sì, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Veramente un clima di grande sinodalità. L'augurio che Papa ci ha fatto di vivere una Chiesa sinodale si sta incarnando veramente in maniera profonda in questa settimana, in questo convegno. Tant'è vero che ci spiegavi che nei gruppi, in questi sottogruppi, 10 persone, ci sono anche vescovi con cui vi confrontate liberamente senza nessuna, come dire, nessun senso di... con molta franchezza, insomma. Esatto, dicevi. Ci sono circa 2 vescovi per ogni tavolo, tavoli da 10 persone appunto, e il referente per ogni tavolo non è il vescovo ma è un moderatore scelto, quindi questo è un altro aspetto interessante, no? Di questo esercizio libero e sinodale. Tu sei in uno dei gruppi che si occupa dell'uscire. Il Papa vuole una Chiesa in uscita. Quello che vogliamo chiederti, vogliamo sapere da te, la Chiesa in uscita come si realizza? Sicuramente hai ascoltato esperienze, proposte, daccene qualcuna, riferisci. Ce ne sono qualcosa. Tantissime, devo dire che veramente la Chiesa italiana respira un'aria di profondo rinnovamento e di cambiamento nello spirito, quindi veramente tantissime proposte. Nel mio piccolo gruppo ne sono emerse tantissime, in particolare 4 ne dico. Per quanto riguarda Fabriano, ad esempio, la mia diocesi, l'instaurazione di una cattedra di dottrina sociale per la formazione politica di credenti e non credenti.
quindi veramente un approfondimento culturale. L'accoglienza di profughi e di migranti attraverso le associazioni presenti nel territorio, con case messe a disposizione, i volontari dei movimenti e associazioni cattoliche, per esempio. In che città? Questo? Sempre a Fabriano parlo, ma ce ne sono anche in altre parti. Per quanto riguarda Roma, c'è una bella esperienza che si chiama Adozione a Vicinanza, che a differenza dell'adozione a distanza, appunto già dal nome, non è da sottovalutare, ma sono famiglie delle parrocchie che si prendono cura di altre famiglie in bisogno, più in difficoltà, della stessa parrocchia. Quindi è un modo per uscire, no, dalla chiesa e vedere veramente i bisogni che vivono intorno a noi. Un'altra esperienza molto interessante a Biella è quella di la creazione di un condominio solidale, in cui appunto vanno ad abitare insieme nello stesso condominio famiglie bisognose o emergenze problematiche, insieme ad altre famiglie di ispirazione cristiana, perché lo fanno volontariamente vanno a abitare in questo condominio per condividere a pieno i bisogni di queste persone. Penso che siano proposte interessanti, piccole, perché sono emerse solo in un tavolo di lavoro. Immaginate quante ne possono emergere in 10 tavoli, quindi veramente siamo molto creativi. Ecco, tutto questo verrà portato in aula nella giornata di domani, venerdì, a conclusione del convegno. Naturalmente ci saremo sempre noi ad aggiornarvi. Grazie, a voi la linea. Grazie a te Paolo Fucili, al tuo ospite. Lasciamo Firenze, spostiamoci in Campania per il caso De Luca. In conferenza stampa il presidente della regione, indagato per concussione, si difende dicendo di essere parte lesa, ma intanto prende forma il presunto scambio di favori con il dirigente dell'ospedale pediatrico Santo Bono, Guglielmo Manna, e sua moglie, il giudice Anna Scognamiglio. Quest'ultima è stata la relatrice della sentenza con cui è stata sospesa l'applicazione della legge Severino nei confronti del governatore De Luca. Si sarebbe trattato cioè di una sentenza benevola emessa dal giudice in cambio di una nomina importante per il marito. Abbiamo finito, è fatta, dice il giudice Scognamiglio a Manna al telefono, questo emerge dalle intercettazioni. È andata come previsto invece il messaggino che Manna avrebbe inviato allo staff di De Luca. Parliamo adesso di matrimonio, ci si sposa meno, le nozze durano in media 16 anni, in crescita invece le coppie di fatto. Sentiamo Silvio Vitelli. Gli italiani si sposano meno, sempre più tardi, e restano uniti per meno tempo. Sono numeri poco confortanti quelli appena diffusi dall'Istat. 189.000 i matrimoni celebrati in Italia nel 2014, 4.300 in meno rispetto al 2013. Un calo che risulta ancora più evidente se paragonato al quinquennio precedente, meno 10.000 all'anno. Al grande passo si arriva un po' più maturi che in passato. 34 anni l'età media degli sposi e 31 quella delle spose. Di tutti i matrimoni celebrati nel 2014 cresce la quota delle seconde nozze, che rappresentano il 16,1% del totale, il 2,3% in più rispetto a 7 anni fa. Le differenze tra il nord del paese e il mezzogiorno rimangono estremamente marcate, soprattutto sul numero di coloro che scelgono il rito civile al posto di quello religioso. In Italia lo fa il 43% di chi si sposa, ma nelle regioni settentrionali e centrali sono ormai la maggioranza. Scelgono il rito civile il 55% dei residenti al nord e il 51% di quelli al centro. In crescita i matrimoni tra stranieri, calano invece quelli misti, di cui solo uno dei due sposi è italiano. In quest'ultimo caso comunque è quasi sempre la sposa ad essere straniera. Capitolo instabilità coniugale. Separazioni e divorzi sono quasi invariati rispetto all'anno precedente. Scende invece la durata del matrimonio. La separazione arriva in media dopo appena 16 anni, che scendono addirittura a 10 se si considerano le nozze più recenti. L'uomo si separa a 47 anni, la donna a 44. Parliamo di economia. Il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, parla di una ripresa moderata, ma con chiari rischi al ribasso. Previste nuove misure, sentiamo quali, da Giorgio Schiavoni. L'economia europea ancora boccheggia e la Banca Centrale Europea cerca in tutti i modi di fornirle ossigeno. Lo dice il presidente della BCE, Mario Draghi, al Parlamento europeo. Dopo 8 mesi di acquisti massicci di titoli di Stato dei paesi dell'euro per far ripartire la crescita e l'inflazione, i risultati scarseggiano. Tanto che Draghi ha promesso di far partire nuove misure da dicembre se la situazione non migliora. Le parole del governatore mandano l'euro ai minimi da 7 mesi sul dollaro e deprimono le borse. Il quadro economico delineato di fronte ai rappresentanti dei cittadini del vecchio continente, infatti, è interlocutorio. Secondo indiscrezioni di stampa, tra le misure allo studio di Francoforte c'è anche l'acquisto dei titoli emessi da comuni, province e regioni.
Finora la Banca Centrale Europea aveva comprato solo obbligazioni degli stati dalle banche per favorire l'elargizione di mutui e prestiti e così aiutare l'economia. Evidentemente non è bastato, né i miliardi di euro stampati nel corso del 2015 per questi acquisti hanno fatto tornare i prezzi a livelli fisiologici e compatibili con un sano percorso di crescita. Serve qualcos'altro, forse già il 3 dicembre, prossima riunione dei vertici della Banca Centrale Europea, ne sapremo di più. Era il nostro ultimo servizio, il telegiornale torna alle 18.30, io vi auguro una buona giornata.